questa, la somma di due avvenimenti che hanno messo in ginocchio le autonomie locali in Sicilia: la previsione della decadenza dei sindaci e dei consiglieri che non abbiano approvato i bilanci, finendo in questo modo con l'introdurre una forma indiretta di sfiducia senza la maggioranza qualificata che sarebbe prescritta, ma la perfetta tempesta consiste anche nel fatto che questo si fa riferimento al tema finanziario per il quale la Regione ad oggi non ha ancora approvato il bilancio, quindi non ha messo in condizione il Comune di fare il bilancio che va approvato per legge nazionale entro il 31 marzo, quindi siamo in presenza di una perfetta tempesta che viene pagata dalle amministrazioni comunali, impossibilitata ad approvare il bilancio per colpa della Regione, la quale Regione poi pensa bene di pronunciare la decadenza di chi non approva il bilancio.